Adesso vi dico l'ordine con cui vi chiamerò. Maintenant, je vous donne l'ordre avec lequel je vous appellerai. Quindi, Sylvie, Sophie, Nella, Caterina, Nathalie, Audrey, Laurent, Flav, Gaël, Valérie Guichon, Majorie, Malika, Léo, Coco, come Coco? E Coralie. Ah, Coralie, ok. Coco, mi gusta. Valérie Roland, Rollo, Kimberly, e voilà. Lo ripeto, je répète. Sylvie, Sophie, Nella, Caterina, Nathalie, Audrey, Laurent, Flav, Gaël, Valérie Guichon, Majorie, Malika, Léo, Coco, Valérie e Kimberly. Bene, adesso vi chiedo di girarvi, di dare le spalle alla camera. Maintenant, je vous demande de vous tourner et de tourner les dos à la caméra. Je ne sais pas si j'ai bien compris l'exercice, mais je pense que j'ai compris, donc je vais essayer. Hein? Non so se ho capito l'esercizio, ma penso di sì, quindi ci provo. Non ti preoccupare, tanto lo vedrai. Ne t'inquiète pas, tu verras. Beh, allora, le lettere. Okay. Sylvie? Ok. Sophie? Hai visto, no, Sophie? Sì? Sophie, tu hai vu? Ok. Nella? Vai, Sophie. Ok. Caterina? Adesso osserva Nella. Regarde Nella maintenant. La vedi? La vois-tu? Sì? Tu la vois? Ok, vai Nella. Ok. Hai visto Caterina, no? Ok? T'as vu Caterina? Oui, ok. Nathalie? Vai, ripeti, Caterina. Caterina, tu peux répéter. Recommence du début, s'il te plaît. Ok. Aspetta. Stop. Attends. Ripeti, Caterina. Répète, Caterina. Ok, très bien. Audrey? Audrey? Non ti vedo, E puoi girarti, Tu peux te tourner, Audrey. Ok, vai Nathalie. Tu me vois? Oui.
OK. Laurent. Bene. Vai, Otovi. Merci. Ok, Slav? Slav già l'ha girata, eh? Vabbè. Slav, tu vedi Laurent? Slav, vois-tu Laurent? Ok, vai Laurent. Vas-y Laurent. Ok, va bene. I primi già ridono perché già si nota la trasformazione, vabbè. Gael? I primi già rigolano perché on remarque già la trasformazione. Ok. Vai Flav, ripeti. Ok, merci. Arriveremo lontano. Ma arrivi loin aujourd'hui. Vedi Gael? Sì? Ok, vai Gael. Beh, non semplice. Questo sta durando, eh? Marjorie? Voilà. Vedi Valérie? Valérie Guichon? Ok, vai. Vai Valérie. Okay. Malika? Yeah. Osserva Marjorie? Bene. Leo? Vai Malika. Très bien. Coco? Vai Leo, ripeti. Très bien. Valérie Rolot. Rolot, sì. Vai Coco. Ok, chi vede? No. Vai, vai. Allez, Valérie, ça va pas. Valérie? Vai, va Valérie. Okay. Bueno, Kimberly, tu ripetilo per tutti adesso. Kimberly, tu puoi ripetere per tutti. Sì, voilà.
Je sais plus. Non so più. Okay. Perfetto. C'est parfait. Volete vedere qual era il primo messaggio, quello che ho fatto io? Volevo voir le premier message, celui que j'ai fait moi. Corro. Je cours. Sputo. Je transpire. Apro la doccia. J'ouvre la douche. Mi lavo. Je me lave. Chiudo la doccia. Je ferme la douche. Vado a dormire. Et je vais dormir. Avete visto come si è trasformato il messaggio? Avevo remarqué come il messaggio si è trasformé? Osservate nella registrazione, è carina questa cosa, eh? E poi potrei vedere nella registrazione se è chouette questa cosa. Anzi, se volete la pubblico pure questa cosa, così lo potete guardare su internet. E se vous êtes d'accord, je peux même la diffuser, così vous pouvez la regarder su internet. Ok, sì. Perfetto. Chiaramente l'informazione parte da un punto, in questo caso parte da me. Clairement, l'information part d'un endroit, donc dans ce cas-là, c'était moi. Passa per varie menti che la interpretano in maniera diversa. Il passa attraverso plusieurs esprits qui l'interprètent d'une façon différente. E quindi si trasforma il messaggio ogni volta che passa da un punto all'altro. Et donc le message est transformé à chaque fois qu'il passe d'un point à l'autre. Immaginate un'informazione che parte da chissà dove. Imaginez-vous une information qui part de je ne sais pas où. Passa per tante dimensioni. Ça passe par plusieurs dimensions. Passa per tante creazioni. Elle passe parmi plusieurs créations. Tante intelligenze. Plusieurs intelligences. Tante intenzioni. Plusieurs intentions. Tante volontà. E plusieurs volontés. Poi finisce nella mente di una persona in ipnosi. Et ensuite, ça termine dans l'esprit d'une personne qui est en hypnose. Che la interpreta a seconda della sua struttura mentale e culturale. Che le interprete secondo sa struttura mentale e culturale. Poi un'informazione intensa e ricca la deve pure esprimere verbalmente e non è facile. E in più un'informazione che è intensa e riche deve essere esprimée verbalmente e cela n'est pas facile. Immaginate come arriva l'informazione in ipnosi. Imaginez-vous comment l'information vous arrive en hypnose.